ucciso da un colpo di pistola sparato da un amico gioielliere che l'aveva scambiato addirittura per un rapinatore. Il proiettile recese l'aorta, frantumò la carriera dei migliori centrocampisti degli anni 70, ma anche la vita di un uomo che a Nerviano, il suo paese, un soffio da Milano, ha lasciato un vuoto incolmabile. Pensate, a 23 anni di distanza sulla sua tomba, mani anonime continuano a depositare fiori, biglietti ed affetto, testimonianze importanti. Prendendo lo spunto, le mosse da un libro uscito sulle Cecconi recentemente, Stefano De Grandis restituisce spessore e dignità alla memoria di questo giocatore. Vediamo. E che siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria. Dipende, dipende. Quel giorno, che era un giorno di gennaio del 1977, lui rientrava dopo un lungo infortunio, fece un provino molto fortunato la mattina che di fatto lo reinseriva nella squadra, quindi gli dava la possibilità di giocare dopo vari mesi. Gli comunicò una voglia di scherzare, una voglia di ridere col mondo per questa sua personale felicità, che entrò in una gioielleria qui vicino al quartiere Fleming, dove peraltro era molto conosciuto, e simulò uno scherzo. Sono stato una volta dove è successo il fatto, non ho avuto il coraggio di scendere perché così mi ha fatto un certo effetto. La voglia di andare a vedere il posto, sono arrivato lì ma non ho avuto il coraggio di scendere. Probabilmente non ci sarebbe stato questo libro se non ci fosse stata quella morte. Cioè Re Cecconi non è mai invecchiato, Re Cecconi è rimasto sempre quel ragazzo che io avevo davanti agli occhi quando andavo all'Olimpico, venivo su questo campo a vederlo allenarsi. Mi sono documentato a 360 gradi su quello che era mio padre, per cui devo ringraziare mio zio che con molta pazienza ha messo insieme tanti ricordi di giornale. Me lo sono preso io, no? Questo, diciamo, impegno, ecco, volentieri. Non c'erano diciamo, le possibilità che ci sono adesso con le videocassette, eccetera, allora gli unici erano i giornali, ecco. Penso sia stata una persona vera, no? Perché sincera soprattutto. Poi per quanto riguarda il ricordo, io adesso parlo da tifoso, no? Noi tifosi ci affezioniamo, io parlo da tifoso della Lazio perché mi sento... Noi tifosi ci affezioniamo a quei giocatori che secondo me sul campo danno, tra virgolette, tutto, no? Danno magari quello che tu vai cercando da un giocatore. Penso che mio padre incarnava un po' queste caratteristiche, il dare tutto sul campo con generosità. Quando tu tifoso vedi un giocatore del genere, che poteva essere mio padre all'epoca, ma poteva essere magari anche qualche giocatore adesso, magari io, mi viene in mente Nedved come tipo di cuore, di voglia, di attaccamento, non può non affezionarti. Pochi gol, ma buoni. Quest'anno ne ho fatti due, insomma, ho battuto il record di anni precedenti, insomma, che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia solo di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. È una cosa che tra l'altro mi è molto piaciuta, mi ha molto accarezzato quasi nella lavorazione di questo libro, è stato il fatto di incontrare la famiglia di Re Cecconi a distanza di 25 anni. Ebbene, mi ha fatto molto piacere, in un certo senso, come dicevo prima, mi ha accarezzato, mi ha riscaldato ritrovare in questa famiglia tutto quello che io avevo proiettato su Re Cecconi, cioè un'idea proprio di lealtà, di generosità, di rispetto, di calore umano. Mamma è stata sempre molto, cioè è stata straordinaria, perché penso abbia annullato la sua vita per noi, per me e Francesca, che è mia sorella. Come non può, questi sono valori che ti rimangono dentro. Io avevo un grosso impegno, avevo due figli piccoli, perciò è stata la mia forza, è stata quella, continuare ad andare avanti per questo impegno grosso che avevo. Mi ha emozionato moltissimo, infatti ho dovuto leggerlo con calma, piano piano, perché mi ha emozionato, sì. Nel leggere
e l'ho detto subito caro, nel leggere, quando parlava mio padre l'ho sentito veramente, veramente molto vicino, cioè una cosa di pelle, no? lo sentivo quasi che era veramente lui. Ecco. Passare davanti ad Amico che boccheggia e mormorare, prendi fiato Vincenzino che ti copro io. Così quando lui arpiona la palla e scarta secco il difensore, capisci che dentro la tua corsa c'è il suo dribbling. E nel suo dribbling questo senso di colpa che... Dipende, da che dipende, da che punto guarda... 5 stagioni di Rececconi nella Lazio, 219 partite, 7 reti, 2 nella fortunata stagione che culminò con lo scudetto, un graffio a Vicenza, 3-0 Laziale.